Ciao a tutti bella gente di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo su un nuovo gioco, ossia Dune Spice Wars. Spero che la mia pronuncia sia corretta, ho i miei dubbi. Questo è un gioco di strategia, però ora andremo a vedere nei dettagli di che tipo di strategia stiamo parlando. Quindi, che altro dire, andiamo su giocatore singolo. Faremo il tutorial ovviamente perché non sappiamo nulla del gioco. Ed eccoci qua nella schermata del gioco. Allora, c'è una signora, una signorina che ci accoglie. Ciao, essere nobile, quindi siamo dei nobili. Vediamo. Sono Shadowt Mathes, scavatore di pozzi, al tuo servizio. Grazie. Mi dica, con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto, a casa tua sei il sovrano, ma nel deserto sei solo un bambino indifeso. Ma non temere, ti insegnerò tutto quello che ti serve sapere. Grazie, molto gentile. Ci sono tre modi per controllare la visuale, come al solito, o col tasto centrale del mouse o con WASD. Perfetto. Ok. Sì, l'ho capito. Puoi regolare lo zoom della visuale con la rotellina del mouse e queste mosche. E, ok, quindi ovviamente la visuale può essere anche regolata. Se allontani la visuale a sufficienza, andrà in visuale tattica. Prova a entrare in visuale tattica. Ah, interessante. Ora riavvicina la visuale. Ok. E adesso sai come controllare le visuali del gioco, sei ancora un principiante, ma impari velocemente. Ok, ora imparerai a selezionare le unità, impartire degli ordini e attaccare. Questo è attaccare. Oggi sono molto gestuale. Ok, quindi selezioniamo un soldatino, guardate qui che bello. Ma no, non ho premuto niente. Per selezionare più unità trascina usando il mouse, vabbè, ho capito. Selezionare due unità. Ho premuto E. Ho premuto il tasto E e mi ha selezionato l'esercito. E facciamo così. Ok. Puoi ordinare alle unità selezionate di muoversi. Ma posso. Ok. Posso ruotare la visuale? Mi sa di no. Perché io sto tentando, ma la visuale non me la. Forse con R. Vabbè. Mi sa che non si può ruotare la visuale. Questa è una visuale fissa. Ok. Ok, per ordinare l'attacco alle unità selezionate usa il mouse. E attacchiamo. Perfetto. Grande. Questo è come si ordina alle unità di attaccare, essere nobile. Tienilo a mente. E ora passiamo alla lezione successiva. Devi imparare a controllare lo scorrere del tempo. Ci sono due modi per mettere in pausa e tornare alla partita. Ok. Puoi usare space sulla tua tastiera oppure puoi usare il mouse. Vabbè, si può cliccare appunto sul pulsante di pausa sulla barra in alto a destra. Non sei più un bambino, ma hai ancora tanto da imparare. Domani ti insegnerò a esplorare la vastità di Arrakis con i tuoi ornitotteri. Cosa sono gli ornitotteri? L'ornitottero è un tipo molto comune di veicolo da trasporto a reazione, le cui ali articolate aiutano a migliorarne la manovrabilità e assicurarne la stabilità. Va bene. Vittoria. Siamo troppo bravi. Per costruire un ornitottero basta accedere all'interfaccia ornitotteri sulla parte destra dello schermo. Ok. Quindi
Ecco qui la parte destra dello schermo, qui c'è ornitotteri. Ok. Unità 0.5, 300, manutenzione 5. Rileva prime vermi della sabbia e l'unità furtiva. Si può montare su una mietitrice per avere un porto da ornitottero. Vabbè, costruiamo questo ornitottero. Ok, bisogna essere pazienti ed aspettare. E noi siamo qua. E noi siamo qua. Perfetto. A me l'elicottero. Ok, abbiamo il nostro bellissimo elicottero. E andiamo qua. Esploriamo questa zona di mappa. Questa è la nebbia di guerra. E ok, una volta che la nebbia è andata, il tuo ornitottero esplorerà automaticamente i punti di interesse nella regione. Lascialo lavorare fino all'esplorazione completa. Ok. Quindi questa è una nuova regione e lui sta esplorando un po'. Vediamo cosa c'è. Ok, ho trovato un villaggio. I villaggi sono la colonna portante della tua economia. Ci concentreremo sulla cattura e lo sfruttamento di un villaggio in un secondo momento. E adesso torniamo all'esplorazione. Ok. Benissimo. Questa è una risorsa naturale. Eccola qua. Che conferirà bonus alla regione. Puoi selezionarla per scoprire i suoi effetti. Vediamo cos'è questa risorsa. Sono dei minerali. Ok. Questa zona si chiama Crinale di Akun. Forza del vento 5. Quindi anche il vento ha un suo effetto. I venti forti possono essere sfruttati per la produzione di acqua. Buono. Va bene. Ne prendo atto. Ok, la regione è stata esplorata, ora conosci molti elementi in più della zona. Ok, sappiamo che c'è questo villaggio e questa miniera di minerali. Guarda, è comparso un nuovo punto di interesse. Qua. Vai a dare un'occhiata. Avevo ragione, è un ritrovamento. Puoi ottenere delle risorse se conduci delle indagini, ne riparliamo dopo. Ok, quindi gli ornitotteri dispongono di una funzione di pattugliamento automatico che consente loro di muoversi automaticamente per spostarsi da una regione all'altra. Ok, seleziona il tuo ornitottero e usa il mouse sul comando di pattugliamento automatico. Ok, ricognizione automatica. Buono. Perfetto. Quindi lui è col pilota automatico. Ok, attendi che il tuo ornitottero esplori la prossima regione. Siamo fortunati, abbiamo trovato una regione speciale. Le regioni speciali sono riconoscibili grazie alla loro icona regione speciale. Ti conferiscono potenti bonus queste regioni speciali. Però io vorrei vedere, vediamo. Ecco, questa è la regione, questo è il crinale di Agon. Ah, qui. Ecco, in basso a sinistra vedete qui questo simbolino, la conca, regione speciale. Perché è speciale? Ora speriamo che ce lo spiegherà. Puoi usare I sulla tastiera per visualizzare informazioni aggiuntive sulle regioni e sui villaggi di Arrakis. Ah, ok, ecco, se premiamo I abbiamo, diciamo, delle informazioni, seppur minime, ma sono utili. Complimenti, essere nobile. Eri all'oscuro di tutto e ora ci vedi bene. Grazie, grazie. Sei un ottimo oculista. Hai imparato a esplorare la mappa di Arrakis con gli ornitotteri.
Domani imparerai a reclutare le unità nettere e difendere i villaggi. Ok. Tutorial successivo. Puoi rivendicare il tuo potere su Arrakis, essere nobile, ma i villaggi del Graben, del Sink e del Pan ti evitano. Devi imporre i tuoi diritti su di loro. Oggi impareremo a conquistare e difendere i villaggi. Prima cosa, devi reclutare un esercito e ovviamente senza esercito che facciamo? Niente. Ok, quindi dobbiamo utilizzare l'interfaccia militare a destra sullo schermo. Recluta un soldato e un ranger. Ok, i soldati sono ovviamente tutte e due unità militari con diverse caratteristiche. I soldati sono feroci combattenti in mischia, diventano più forti se supportati da unità specializzate. E il ranger cosa fa? Sono armati con armi a media gittata e l'ideale è usarli insieme a unità difensive che possono proteggerli, quindi sono unità di attacco a distanza. Ah, ecco, recluta unità, perfetto. Quindi facciamo soldato. Ranger. Ok. L'addestramento dei soldati richiede tempo, non possiamo as che aspettare che siano pronti. Va bene, io qua sono. Lo scappo. Benissimo, i tuoi soldati sono pronti per una piccola incursione nei pressi di Arraken. Guarda com'è debole questo villaggio. Sì, è piccolino in effetti. Annettendolo potrai disporre di un ottimo spazio per te e le tue truppe. Ok. Quindi questo villaggio è davvero gustoso e scarsamente difeso, quindi lo potremmo conquistare facilmente. Quindi selezioniamo le nostre due unità fresche fresche e attacchiamo. Qui purtroppo non si può ruotare la visuale, questa è una cosa che non è che mi piace tanto. Ecco qui che la lotta sta avvenendo in maniera abbastanza selvaggia. La città sta resistendo, ma purtroppo non ha speranze, proprio per loro. Qui vedete qui la salute delle due unità difese della città sta diminuendo inesorabilmente. Ultimo colpo. Perfetto. Intorno al villaggio è comparsa una zona di occupazione. Usa il mouse sul pulsante di annetti per avviare l'operazione. Ok. Annessione. Ci vogliono in tre quarti di giorno lo annettiamo il villaggio. Va bene. Tieni le tue unità nella zona di occupazione fino ad annessione completata. Ovviamente mica ce ne andiamo. Ok. Complimenti, hai annesso il tuo primo villaggio. Grazie. Il tuo nuovo villaggio attirerà delle gelosie. Corre voce che quei maiali degli Harkonnen stanno già pianificando un attacco. Devi preparare le tue difese. Gli abitanti addestrati del tuo villaggio possono aiutare a respingere gli invasori. Seleziona il tuo villaggio e recluta quante più milizie riesci. Ok, abbiamo bisogno di rinforzi, giustamente. E andiamo a... Come si fa? Così. Con un altro soldato. Si può. Si può, grazie. Perché non me lo fa... Non me lo fa fare. Allora, gli abitanti addestrati. Aspettate. Allora, clicchiamo sul villaggio. Ah, ecco. Diciamo che questi. Ok.
soldati non sono alle mie dipendenze, ma provengono dalla milizia del villaggio appena conquistato. Quindi ecco qui in basso a sinistra possiamo appunto aggiungere un'unità alla milizia locale. Ok, quindi milizia, civili armati, questa è milizia normale, questa è milizia a distanza, milizia di demolizione e milizia pesante. Facciamo cose normali, milizia, facciamo una milizia corpo a corpo e due milizie a distanza. Perfetto. Devi occuparti anche delle due unità ferite. Eh sì, infatti vediamo che questi sono leggermente feriti. Fuori dal combattimento le unità guariscono automaticamente nei pressi dei villaggi e delle basi principali a costo di manodopera. Ok, quindi questa è una risorsa del gioco che si chiama manodopera. Le risorse sono importanti in tutti gli strategici, quindi dovremo imparare a capire come si ottiene questa risorsa, come usarla e tante altre belle cose. Ok, le risorse umane sono fondamentali. La manodopera è utilizzata per addestrare i soldati, curare la salute danneggiata delle unità ed equipaggiare le mietitrici, che non so ancora cosa sono le mietitrici. Va bene. Ok, quindi probabilmente stiamo consumando in questo momento manodopera. Eh sì, vedete qui in alto c'era meno 6 prima perché le unità erano sotto cura. Ok. E ora che facciamo? Recluta milizia, ci vuole un po' di tempo. È molto lenta la milizia cittadina. Ecco qua. Fatto. Sta arrivando un raid Arconen. Difendete, attenzione che c'è l'attacco nemico. Eccoli qua, guardate come sono simpatici, carini. Un'unità a distanza mitragliere e un'unità di soldati. Va bene. E ci difendiamo. Che dobbiamo fare? Venite qua. Venite qua. Allora, dovremmo attaccare prima l'unità a distanza. Li aspettiamo nella nostra città. Ok. Eh sì, la battaglia sta andando bene anche perché siamo in maggioranza numerica. Perfetto, oggi hai vinto la tua prima battaglia, la prima di una lunga serie, speriamo, contro i Casa Harkonnen su Arrakis. Una vittoria piccola ma importante. Hai imparato a reclutare le unità, a annettere un villaggio e reclutare le milizie. Ok, domani ti insegnerò a raccogliere la preziosa spezia, che è un'altra risorsa. Qui ci dice la sostanza più preziosa dell'universo, addirittura. La spezia può essere venduta. Tra l'altro, io mi ricordo che Dune era un film, mi sembra degli anni 70 o 80. Non mi ricordo, non mi ricordo. Forse l'ho visto, però non tanto tempo fa, però non me lo ricordo completamente. Allora, tutti sanno il motivo per cui sei su Arrakis. Mi sa che Arrakis è questo pianeta. Vuoi mettere le mani sulla spezia? Bene, oggi è il giorno in cui impareremo come raccogliere la spezia. Quando sei su Arrakis devi pagare la tassa imperiale, che è una tassa sulla spezia dovuta all'impero. Condizione per stazionare su Arrakis, vabbè, le solite tasse, ecco. Ogni 25 giorni. Cerca sempre di iniziare la raccolta della spezia quanto prima, ecco. Ok, puoi raccogliere la spezia da un campo di spezia in una regione controllata come questa.
fare un raccolto sul campo di Spezia devi costruire una raffineria nel villaggio della stessa regione. Quindi ogni regione quindi avrà un villaggio, penso. Cioè, è una cosa naturale o lo dobbiamo costruire noi? Non lo so, lo vedo. E quindi ci vuole la raffineria. La raffineria ci consente di condensare la sostanza pura e preziosa da grandi volumi di sabbia e pietre. Selezioniamo la raffineria, eccola qua. Ok, costruiamo. Possiamo decidere anche dove, ma non ha importanza. Ah, ecco, ovviamente la potremo costruire non troppo lontano dal nostro villaggio e la costruiamo qua, scusate, qua in un posto vicino a campo di Spezie o Spezia, ecco. Allora, costruire un edificio richiede del tempo, ma noi possiamo aspettare. Ma sì, noi abbiamo tutto il tempo di questo mondo. Ok. La tua raffineria funziona in tandem con una mietitrice specifica. Ok, vediamo cos'è la mietitrice. E la mietitrice raccoglie il melange dai campi di Spezia. Ah, ok. Le mietitrici hanno strutture e funzionalità tali da generare una grande quantità di vibrazioni che attirano i vermi delle sabbie. Sì, me lo ricordo sto film. Quindi questa mietitrice provoca le vibrazioni che attirano l'attenzione di questi esseri. Ok. E la mietitrice deve essere avviata manualmente sul campo di Spezia. Ok, quindi dobbiamo. Ah, eccola qui la mietitrice. Ma guardate che simpatica. Che devo fare? La muovo? Ah, no, utilizza. Ah, ok, la stanno portando al campo. Benissimo. Grandi, grandi, sempre così, sono organizzati bene. Ok, quindi la nostra mietitrice è operativa, guardate che simpatica. Per raccogliere più spezia, puoi aggiungere personale alla tua mietitrice. Cosa fa il personale? Più 15% di produzione di spezia. Quindi molto buono, molto buono. Ci costa 40 di manodopera. Perfetto. Ok, la spezia raccolta viene venduta all'istante per solare, che sono i soldi di questo gioco, oppure conservata per il pagamento della tassa imperiale. Il cursore in alto a sinistra dello schermo indica quanta spezia vendi alla Coam, quanta ne conservi. Ah, è questo. Quindi qui ci dice tempo rimasto per pagare la tassa imperiale 12 giorni. Come puoi vedere, in questo momento stai vendendo la maggior parte della spezia che raccogli. Quindi questa barra. Non ho capito. Ah, qui, ok. Allora, ricapitolando perché qui è un po' confusionato. Allora, quindi dobbiamo pagare una tassa di 80 di spezia all'impero entro 12 giorni. Ok. E fino a qua ci siamo. Poi lei ci dice che in questo momento Spezia mercato, Spezia riserva, Coam più 138. Non ho capito bene un po' tutto, però più o meno lo capirò un giorno. Sì,
Sì, in pratica la parte arancione significa che la vendiamo alla Coam. Penso che sia questa. La parte blu è quella conservata per la tassa imperiale. Comunque lo potevano fare meglio perché è un po' confusionario, ripeto, che significa Coam più 138, riserva 58 più 17. Trascinando il cursore verso l'alto o verso il basso, puoi modificare il rapporto di spezie venduta. Ok, cioè così. Ah, per pagare la tassa imperiale in tempo dovresti alzare il cursore della spezia in modo da conservarla più rapidamente. Questo l'ho capito. Quindi ne conserveremo di questa spezia che raccogliamo, ne conserveremo 34, quindi più i 58 che già abbiamo, raggiungiamo la tassa di 80 da pagare all'impero. Vabbè. Conservo 80 di spezie nella tua riserva per assicurarti il pagamento della prossima tassa imperiale. E così ci siamo abbondantemente. La riserva di spezie sta aumentando. Comunque il giorno qua in questo pianeta passa abbastanza lentamente. Guardate. Un 2-3 minuti passano. Ecco, ci siamo quasi 80, eh. Benissimo, con tutta questa spezia nelle tue riserve non avrai problemi a pagare la prossima tassa imperiale. Potrai iniziare a rendere la tua produzione di spezie più sostenibile. Ok, la tua mietitrice sta lavorando nel deserto ed è molto rumorosa. Finirà per tirare un verme delle sabbie. Vediamo sto verme com'è. Sarà carino sicuramente. Le mietitrici tornano automaticamente alla raffineria quando un verme delle sabbie è nelle vicinanze, quindi lei scappa automaticamente. Vediamo. Esistono due modi per far funzionare una mietitrice: modalità avida e modalità sicura. In modalità avida, le mietitrici restano sul campo fino a pochi secondi prima che il verme delle sabbie arrivi in superficie, quindi è un po' una modalità abbastanza rischiosa. Però per raccogliere più spezie. Raccolgono grandi quantità di spezie, ma corrono grandi rischi di perdere la mietitrice e il personale. No, no, noi non lo faremo, non lo faremo. In modalità invece sicura, le mietitrici, ok, vengono richiamate non appena viene rilevato un verme sottoterra nelle vicinanze, assicurando loro un rientro sicuro. Sì, ma noi in modalità sicura, dai. Ok, assegnando un ornitottero alle mietitrici consente di giocare in modalità sicura e riduce la possibilità di perdere mietitrici in modalità avida. Quindi magari con un elicottero possiamo fare da scorta alla mietitrice. Seleziono un ornitottero, te lo trovo. E quindi andiamo a coprire, eccolo. Andiamo, lo assegniamo come scorta alla mediatrice. Perfetto. Tra poco arriverà un verme delle sabbie. Oh, finalmente. Fammi vedere come passi dalla modalità sicura alla modalità avida. Ok, quindi. Sì, l'ho visto prima. Modalità avida. Ok. Attenzione che c'è il verme. Qua siamo. È stato rilevato un verme delle sabbie. Che paura. Non preoccuparti, se l'ho messo in modalità sicura, la mediatrice è totalmente al sicuro. Modalità sicura, dai. Stiamo scappando, ragazzi. Dai, no, non facciamo azioni rischiose. Ecco qui che torna alla base, in raffineria. E quindi abbiamo evitato il verme, che non l'abbiamo visto, però si sapeva che era là.
La tua mietitrice è tornata alla raffineria senza problemi. Una volta che il verme delle sabbie lascerà la regione, la mietitrice tornerà in attività automaticamente. Per oggi la nostra lezione termina qui. Ora che sai tutto sulla raccolta della spezia, potrai avere una chance di prosperare su Arrakis, essere nobile. Domani parleremo di scorte e acqua. Ok. Allora, il gioco mi sta piacendo, eh. Molto semplice. Non mi dispiace. Mentre voi alieni pensate solo alla spezia, la gente che vive su dune si focalizza più sull'acqua. Dovreste imparare a conoscere questa preziosissima risorsa prima di qualsiasi altra cosa. È un po' come il petrolio con l'acqua, ecco, nel deserto. Più o meno la stessa cosa. Facciamo qualche esercizio pratico. Ok, abbiamo rilevato un ritrovamento, una navetta incidentata che è molto lontana dal tuo territorio. Cosa sarà? Indaga sulla navetta incidentata. Seleziona il tuo soldato, che non so dov'è, eccolo qua, e poi usa il mouse sul ritrovamento. Quindi ecco, mandiamo in spedizione soldato in questa zona misteriosa. Ok. E vediamo di cosa si tratta. Speriamo che non sia nulla di pericoloso. Ecco qui che la nebbia in guerra scompare. Ok, come funziona lo spostamento delle unità? Le unità perdono scorte fuori dal tuo territorio. Quindi se è un territorio già conquistato siamo a posto. Se sono in un territorio ancora selvaggio, ovviamente consumeremo le scorte, che sono le provviste, ecco, in pratica, per sopravvivere in un territorio ostile, e ci possiamo rifornire nei villaggi alleati vicini. L'acqua determina le scorte massime delle tue unità e la sua velocità di rigenerazione. Ah, ecco a cosa serve l'acqua. Quando sei a corto di scorte, le unità perderanno salute. Ai. Ovviamente morire di sete non è bello. Le scorte delle tue unità sono rappresentate dalla barra arancione. Ah, ecco qui. Sì. Sotto quella della salute. Puoi anche vedere il numero preciso selezionando un'unità. Ecco, abbiamo 85 scorte su 100. Ok, quindi loro camminano audacemente, senza paura. Attenzione, non abbiamo abbastanza scorte. Per raggiungere in vita la navetta incidentata è troppo lontana, ragazzi, troppo. Fai tornare il tuo soldato al villaggio prima che muoia per mancanza di scorte. Eh sì. Andiamo, no? Nei pressi di un villaggio o della tua base principale, le unità rigenerano le scorte. Ok, vedete? Scorte aumentano. Le scorte massime delle tue unità dipendono dall'acqua disponibile. Più acqua vuol dire più scorte, che vuol dire che le tue unità possono percorrere distanze più grandi. Fin qui tutto chiaro, direi. Ok, al momento abbiamo 10 di acqua, però ce ne serve di più per raggiungere quella navetta. Il modo più semplice per produrre acqua e costruire raccoglitori di rugiada nei villaggi. Ecco, lo costruiamo qua. Arraken. Ah, questa è la nostra base principale. I villaggi sono questi, ok, va bene. Poi raccoglitore qua. E costruiamo l'ultimo raccoglitore nel terzo villaggio. Lo mettiamo qua, così, così, guardate che simpatico, così.
Esistono anche altre fonti di acqua, ma dovrei scoprirle in modo autonomo. Ok, la navetta incidentata è ancora troppo lontana. Dovremmo guardare al nostro consumo di acqua. Ossia, gli edifici hanno bisogno di acqua per funzionare. La gente assetata non può lavorare. I numerosi edifici dei due villaggi consumano la maggior parte dell'acqua che produci. Dovresti demolirne alcuni. Quindi dobbiamo demolire qualche edificio. Ok, quindi demoliamo queste cose qua, centro dadi, ma che ci frega del centro dadi? Sì. Ok, ora abbiamo acqua a sufficienza per arrivare alla navetta. Ah, qui ci dice anche, vedete, edificio del villaggio 3, quindi ci sono tre edifici che consumano 6 di acqua e ce lo tolgono dal totale. Ora abbiamo 175 di scorte, quindi il doppio. E andiamo sul ritrovamento. Let's go! Sono un po' lentucci, però ce la fanno, ce la fanno. Vi vedo poco in forma. Ecco, nel frattempo ovviamente esploriamo nuove zone, il che è una cosa utilissima. Ecco qui, stiamo arrivando, eh. Dai, dai. Dai, ok. Vediamo di cosa si tratta. Ok, stiamo completando le indagini. Ah, risolvi. Ok. Ah, quindi abbiamo scoperto che è una navetta incidentata, che quindi è il relitto di una navetta, è impossibile da riparare, quindi è inutilizzabile. Ok, risolve. Ok, abbiamo, diciamo che i resti di quella navetta incidentata li abbiamo venduti, ecco, non lo so, cioè, comunque ci abbiamo guadagnato qualche soldino. Complimenti, stai capendo l'importanza di scorte acqua. Ok. Va bene ragazzi, io direi che possiamo anche finire qua. Ci manca l'ultimo tutorial e poi nella prossima puntata andremo a giocare la nostra prima partita. Vediamo un po' il gioco vero e proprio come si svolge. Sono davvero curioso. Questo ovviamente, questo tutorial è stata un'infarinatura di ciò che vedremo. Vabbè, l'ultimo tutorial penso che sarà dedicato alla parte diplomatica, quindi il voto, la diplomazia, influenza, reputazione. Ok, va bene. E ovviamente ha la sua importanza come in tutti i giochi strategici. E va bene ragazzi, io direi che per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo gameplay e come sempre in mille altre avventure. Ciao!